benvenuti all'interno del nostro Forex Update, l'aggiornamento quotidiano dedicato al mercato valutario. Quest'oggi in qualità di specialista abbiamo il piacere di avere con noi Saverio Berlinzani, analista Active Trades. Buongiorno Saverio. Ciao Emeric, buongiorno a tutti. Partiamo dall'euro-dollaro, vuoi fare le considerazioni prima su Jackson Hole? Insomma, fai quello che vuoi, io ti seguo, prego. Ma guarda, la sostanza è che Jackson Hole ci ha ricordato che la Federal Reserve è impegnata in questo rialzo dei tassi aggressivo, che ha deluso ovviamente i mercati, soprattutto perché gli ultimi dati su Price Consumer Expenditure, che è la misura con cui la Fed valuta il livello dell'inflazione, è scesa leggermente nel mese di luglio. Questo significa che c'è, se si accetta diciamo l'inflazione core, cioè quella esclusa alimentare e energie, l'inflazione è in calo, è abbastanza significativo, mentre per quel che riguarda alimentare l'energia, ovviamente le note ragioni e gli approvvigionamenti di gas rendono il tutto decisamente più difficile. In ogni caso la Fed alzerà i tassi in maniera aggressiva e nelle ultime ore anche la BCE ha dichiarato, dopo che è uscita l'inflazione in Spagna stamattina oltre il 10%, e visti i dati che usciranno in settimana, che probabilmente saranno altrettanto inflattivi, i dati sui prezzi al consumo, è evidente che anche la BCE è attesa ad un rialzo di 75 punti base l'8 settembre, mentre il 21 settembre sarà la volta della Fed che alzerà a sua volta di 75 punti base. E questo, diciamo, pareggiare i conti con la Fed ha portato un po' l'euro sopra la parità, è tornato un po' di sereno dopo giorni in cui si pressava sotto quota 0,99. A questo punto la rottura di 1,0090 e 1,01 potrebbe portare anche i prezzi verso qualche livello superiore. Se andiamo a vederlo su base giornaliera, come stai facendo bene vedere tu, una rottura di 1,01 poi aprirebbe la strada di nuovo al test di 1,0330, che era il famoso livello che abbiamo rotto recentemente, e in particolar modo il 5 luglio al ribasso, ed era un livello che potrebbe essere ritestato, e quello è il livello chiave da guardare nel medio lungo periodo, perché un ritorno sopra lo 0,360 cambierebbe lo scenario radicalmente, e questo potrebbe succedere se la Fed mostrasse, se i dati americani fossero negativi e la Fed mostrasse la volontà di allentare la restrizione monetaria. E invece, se rimarremo sotto 1,0330, i target sono in area 1,0595,90 e 0,9610. Quelli sono i target eventuali che abbiamo già visto poi nel 2001, quando l'euro fece la grande salita da 0,82 a 1,02 e poi corretta a 0,96. Queste sono le dinamiche in questo momento sul mercato, e dipendono ovviamente dalla narrativa delle banche centrali. Quindi siamo sempre con gli occhi puntati sulle banche centrali per capire quello che sarà il loro orientamento. Altri cambi? Ma allora, su altri cambi segnaliamo la debolezza della sterlina, una debolezza da valuta emergente. Questo è un qualche cosa che è abbastanza sorprendente, se andiamo a vedere, perché i dati inglesi, tra le altre cose, si avvicinano forse di più ai dati americani rispetto a quelli europei a livello di possibilità di recessione. Tra l'altro la Gran Bretagna non ha la necessità impellente di eventuali razionamenti e non sembra essere così legata agli approvvigionamenti di gas come succede per Germania e per esempio il nostro paese. Eppure la sterlina vive un periodo di vuoto di potere dovuto anche alle dimissioni di Boris Johnson, che non sono state ancora, che non è ancora stato sostituito, quindi non abbiamo ancora il nome del nuovo primo ministro, e questo sicuramente penalizza la valuta britannica, che potrebbe tornare anche a 1,1450, 1,15. Tra l'altro con l'1,1450 è quello che stai mostrando bene tu sul grafico, che è il minimo credo del 2020, del marzo 2020. Sì. Quindi debolezza di sterlina strutturale, con un euro sterlina che potrebbe anche tornare verso 0,90, non è da escludere, con prima il retest di 0,87, 0,87,5. Sulle altre valute cosa segnaliamo? Ma c'è una debolezza strutturale di euro contro dollaro, contro corona norvegese, lo sai, abbiamo visto chiaramente la questione del prezzo del petrolio incide, e l'area di 99,45 potrebbe essere il doppio minimo da andare a vedere per questo cambio, che comunque è molto interessante. Però, tra l'altro, quando è che scadono i contratti di acquisto del gas norvegese per l'Europa? Mi sa che entro a fine anno, e poi da lì credo di sì. Dubito fortemente che i norvegesi ci facciano lo stesso prezzo, ma molto probabilmente ce lo faranno 100 volte più alto, e quindi occhio alla corona norvegese. Assolutamente, infatti il punto è un punto chiave. Certamente, se ricordiamo, nel 2013 euro-Norvegia era 7,15, quindi voglio dire siamo a 9,73, quindi lo spazio al ribasso ce n'è, e questo dipende molto da quello che succederà sul campo dell'export, diciamo, del petrolio e del gas. Interessante anche, se vogliamo andare a vedere
è la dinamica del dollaro franco svizzero, che è rimasto chiaramente abbastanza debole rispetto agli altri dollari, però si è messo sopra la quota di 0,96 e quel livello secondo me è abbastanza chiave. Se rimaniamo sopra quelle aree dovremmo puntare di nuovamente a 0,98,90 e 1 tra le coppie di valute, diciamo, che potrebbero essere più interessanti. Nient'altro, se gli abbiamo qualche cambio, qualche cross, sterlina Canada, che è sul livello secondo noi molto interessante di medio-lungo termine. La sterlina è debolissima contro tutto, ma siamo arrivati ai minimi delle ultime forse 15-20 settimane, quasi mezzo anno. L'area 1,50 è molto interessante, secondo me potremmo vedere dei rimbalzi strutturali e ritorno anche verso 1,65 nel caso in cui dovessimo vedere un petrolio che a causa di una domanda debole potrebbe anche scendere sotto 4,86. A quel punto sterlina Canada potrebbe tornare verso 1,65-1,70. Grazie mille, Saverio Berlinzani, analista Active Trades. Ciao Saverio, grazie tante, alla prossima. Ciao America, presto. Grazie mille. Terminiamo qui il Forex Update, andiamo in pausa e cominciamo con lo spazio dedicato alle vostre domande, analisi tecnica.